Buon pomeriggio. Appena rientrato dalla vacanza in Salento, subito un video molto hot, diciamo. Allora, De Ligt al Bayern, Dybala alla Roma. Allora, cominciamo da De Ligt. Buona fortuna, senza rimpianti, senza rimpianto alcuno. Non mi è piaciuto come si è comportato il ragazzo sin da quando è finita la stagione. Si è lamentato dei quarti posti. Invece era evidente che volesse cambiare aria, si è lamentato dei quarti posti, dimenticando che artefice dei quarti posti anche lui. Eh sì, questo non è un comportamento che mi aspettavo. Lui è un bravo ragazzo, tutto sommato. Secondo me la buon'anima di Raiola già lavorava per scegliere per lui un'altra destinazione. Ragazzi, parliamoci chiaro. Purtroppo ebbi ragione io 3 anni fa quando De Ligt fu acquistato. Ebbi ragione io. Non gli vale 120 milioni, è inutile che la Juve ha messo sta clausola qui. Cioè, ringrazia il cielo di essere riuscita quasi a pareggiare, di non aver fatto una minusvalenza su De Ligt. Perché onestamente, io ho sempre detto di De Ligt che quest'anno, attenzione, nel girone d'andata aveva fatto delle ottime cose. Io ho sempre detto di De Ligt, non è adatto al calcio italiano. È un difensore scuola Ajax. È un difensore scuola Ajax, difficilmente si adatta al calcio italiano. Allora, se sei un difensore scuola Ajax, o ti chiami Ruud Krol, chiedete ai tifosi napoletani chi era Ruud Krol, o ti chiami Ruud Krol oppure vai in affanno. Vai in affanno. Voi mi direte, ma ci sono stati gli olandesi che sono trovati bene in Italia, Stam, De Vrij, ma nessuno dei due è scuola Ajax. Purtroppo all'Ajax imparano a giocare in un certo modo da piccoli. Io ho sempre detto di De Ligt che lui è fortissimo nei recuperi, ma se deve difendere in spazi stretti ha grossi limiti. Ha grossi limiti, che se proprio dovevamo subire la fascinazione di quell'Ajax che ci buttò fuori dalla Champions, tanto valeva pigliare Blind, più esperto, più esperienza internazionale, sicuramente avrebbe legato meglio con Bonucci e Chiellini. Lui purtroppo ce l'ha anche avuta la possibilità di crescere subito, De Ligt, il primo anno, perché lui con Sarri non partiva titolarissimo. Poi si fece male Chiellini e Porto Collo divenne titolare con una caterva di calci di rigore provocati per falli di mano, dove onestamente io la colpa la do più al regolamento di cazzo che c'era che non a lui. Però lui denotava delle insicurezze e si vedeva, denotava delle insicurezze. La Juve non era più quella macchina quasi perfetta dietro, senza la coppia titolare. Lui arriva alla Juve perché De Ligt era praticamente già bianconero prima che Allegri fosse mandato via. Nell'ottica avrebbe dovuto sostituire Barzagli. Lui ha anche il fisico di Barzagli, però non ha la sicurezza di Barzagli. Poi lasciamo perdere il comportamento che ha avuto. Va in una squadra, il Bayern di Monaco,
dove potrà giocare finalmente con la difesa alta, perché giustamente il Bayern di Monaco è tre categorie superiore alla concorrenza e difficilmente troverà una squadra in Bundes che potrà attaccarlo. Potrà attaccarlo. Però attenzione, il prossimo anno vedremo in Champions quanto vale De Ligt e non nella fase dei gruppi, quando il gioco si comincerà a far duro. Anche perché qui il Bayern ha preso Mané ma ha perso Lewandowski. Cosa voglio dire con questo? Che ha perso fisicità in avanti. Quindi punteranno tutto sulla rapidità, eccetera, eccetera. E inevitabilmente subirà delle ripartenze. Lì vedremo il vero valore di De Ligt. Comunque, buona fortuna. Speriamo di sostituirlo degnamente, ma non per De Ligt in sé, perché numericamente siamo pochini in difesa. Numericamente siamo pochini in difesa. Speriamo di trovare, anche perché abbiamo perso Chiellini, che per me è perdita ben più grave nello spogliatoio di quella di De Ligt. Peccato perché il ragazzo cominciava a ambientarsi, poi dopo l'eliminazione con Villarreal è andato un po' sbandando anche lui, ha cominciato a rifare cazzate, rigori, fino alla disastrosa finale di Coppa Italia. Vabbè, poi magari mi diventa il miglior difensore al mondo, perché può anche succedere, attenzione, io ricordo Henry che Ancelotti metteva l'ala sinistra, ecco, quando criticate Allegri, Juventini, ricordatevi di Ancelotti che metteva Henry all'ala sinistra, ricordatevi le puttanate che hanno fatto gli altri. Che se Ancelotti ha vinto e Allegri no, dipende molto anche dalle circostanze. Per esempio, sono sicuro, io rispetto per me Lippi e la Juventus, però sono sicuro che quella Juve con Allegri in panchina avrebbe vinto, secondo me, quella finale. E poi passiamo a Dybala. Dybala, al contrario di De Ligt, secondo me ha fatto la scelta migliore. Ha fatto la scelta migliore. È andato dove poteva giocare. Andrà a far coppia con un attaccante potente, Tammy Abraham, è il compagno ideale d'attacco per lui. Tammy Abraham è il compagno ideale d'attacco per Dybala. Dybala, secondo me, potrebbe fare belle cose alla Roma. Io penso che comunque l'apice della sua carriera è passato. Potrà fare belle cose, certo, sempre meglio di fare panchina nell'Inter. Perché, caro Fabione, hai visto che ho avuto ragione io? Proprio perché Marotta non è un idiota. Proprio perché Marotta non è un idiota. Non date per fatto questo affare perché è così. Lui va alla Roma. Lui va alla Roma. La scelta migliore, però se fallisci qua la tua carriera è finita, Paolino. Se fallisci qua, che con Mourinho non fa prigionieri, con Mourinho o rendi o sei fuori. O sei fuori. Mourinho è questo qua. Mourinho per molto meno ha fatto fuori Kaká e Shevchenko. Cioè, mica pizza fichi. Quindi quindi va bene. Ora mi guarderò un po' di video di altri YouTuber, soprattutto in merito alla questione di Bala. Poi giornata di riposo. Domani prepariamo e dopodomani torniamo al lavoro. Iscrivetevi al canale.